Il Severo Drive sostenibilità non è soltanto una responsabilità aziendale, ma è soprattutto una responsabilità individuale. Qualcosa che vogliamo mettere in pratica ogni giorno nelle scelte che facciamo, nelle nostre azioni, nei confronti dei nostri interlocutori, nei confronti dei nostri clienti, ma soprattutto nei confronti dell'ecosistema di cui facciamo parte e di cui vogliamo essere i motori del cambiamento. Tra l'altro per noi il motto che abbiamo coniato per questa SPS è un po' Be Sustainable, quindi essere sostenibile come lo intendiamo noi in modo di SEV, e il nostro claim è Driving the World in a Sustainable Way, quindi essere sostenibili per noi è davvero qualcosa che ci guida e che fa parte della nostra visione più strategica di medio e lungo periodo. In linea con l'agenda 2030 delle Nazioni Unite abbiamo selezionato 7 tra gli obiettivi definiti per la sostenibilità ambientale e anche sociale, e tra questi 7 obiettivi ci sono sicuramente lo sviluppo di tecnologie che possono portare un beneficio all'ambiente e un impatto sempre ridotto su quelle che sono le soluzioni tecnologiche di automazione, e cerchiamo anche di impegnarci affinché possiamo avere un impatto positivo su quello che è il nostro contesto sociale. È una sostenibilità che noi intendiamo come 3 pilastri, certamente quella economica, ma soprattutto quella sociale e ambientale. Questo è un concetto che abbiamo voluto implementare anche sul nostro stand in SPS 2022, aderendo al progetto Impatto Zero di LifeGate, che cerca di compensare ed implementare tutta una serie di azioni che possano non solo compensare quelle che sono state le emissioni di CO2 collegate a questi 3 giorni di evento, ma anche andare a migliorare quello che è lo stato di una certa porzione di area forestale durante il prossimo anno. Quindi questo diventa un esempio concreto che cerchiamo di mettere in pratica ogni giorno per far capire che effettivamente la sostenibilità è un driver per noi e non è una conseguenza di azioni, ma un prerequisito proprio per poter far sì che il nostro futuro sia sempre più sostenibile per noi, per le nostre famiglie, ma soprattutto anche per l'industria manifatturiera.